Introduciamoci alla preghiera con un momento di silenzio. Cerchiamo di fissare il nostro sguardo su un volto di Gesù. Forse abbiamo in casa un'immagine, un'icona. Forse possiamo trovarla anche nel computer, il volto di Gesù Salvatore, e preghiamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Ecco il canto della vittoria. È risuscitato. Terzo giorno vuol dire ha sperimentato in modo radicale quel senso di abbandono e finché è intervenuto il Padre e lo ha fatto uscire dalla morte, l'opera di Dio che glorifica il suo Figlio, il crocifisso. Ecco, risuscitò dai morti e dunque è vivo. E dunque anche noi siamo chiamati a vivere l'esperienza di quei discepoli che lo credevano morto e finito per sempre e lo riconobbero allo spezzare del pane. E dunque vuol dire che anche noi ogni volta che partecipiamo all'Eucaristia possiamo dire ecco l'abbiamo riconosciuto, i nostri occhi si sono aperti. E così dunque noi comprendiamo perché nelle messe dei giorni di festa si dice «Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Padre Onnipotente, Signore Figlio, Agnello di Dio». Figlio unigenito del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre, nello Spirito Santo. Amen. Ecco, contempliamo la gloria del risorto. Prepariamoci a Pasqua, chiediamo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati, chiediamoci se siamo stati, abbiamo mancato di stima verso gli altri, se incontrando gli altri non ci si aspetta niente da loro e chiediamo perdono. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.